Buongiorno a tutti. Oggi 2 gennaio 2023, contrariamente a quanto faceva sperare l'inverno, la neve è già andata a farsi friggere e nei versanti a sud praticamente non c'è più nulla. Nei versanti a nord invece, come potete vedere, anche lì sotto in pianura un pochino permane, ma a causa st'alta pressione è sparita tutta. Non so come faremo quest'estate se non viene a nevicare come si deve. Comunque, allora, tira un forte vento e ne approfitto per fare una passeggiata, non per andare a caccia, per portarmi i cani fuori. Poverini che non aspettavano altro, poverini. Allora, una risata di buon anno ci sta anche. Un attimo prima che spegnessi la telecamera, la videocamera, ho incontrato un signore che era a spasso e dopo i saluti convenevoli, salve, buongiorno, io gli ho detto buona passeggiata e lui, bello come il sole, mi ha detto anche a lei è buona caccia. Chissà che non sia di buon auspicio. E vabbè, dai, facciamoci una risata, a dopo. Mamma mia, mi fanno correre senza averne la voglia. Sul nord. Su nord. Thank you.
No. Morderli sotto fermo. C'era, bravo Nord. Bravo Nord. Sono stato dietro. Vieni Nord. Siamo già contenti. Non fermo lì sotto. Uno gli fa il consenso da lì. Mamma mia. Merda, sempre scendere giù di qua. Ciao adesso. Ciao.
giù, là, giù. Nord. Porta nord! Porta! Porta! Porta Bull, porta! Porta Bull, porta! Nord! Cristo, dovresti andare giù lì, eh? Nord, Bull, vieni! Bull! Vieni, vieni! Tu, Nord, tu! Porta! Porta, porta! Porta, 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 porta! Su, porta Bull, porta! Bravo Bull, eccola lì! Bravo! Bravo Bull! È fermata! Eccola lì! Nord, vieni! Nord! La prendo io, eh! Nord, vieni qua! Nord, vieni! Nord, vieni qui! Dondi, vieni! Guardala qui! Guardala qui! Oppo! Bull! Annaggia la vite! Oh, è un peccato però. È un peccato, Bull Nord. Guarda che lavoro che hai fatto. Ma robe da matti. Ma robe da matti. Siamo venuti per fare una passeggiata, non per prendere la regina. Ma a te non ti sfugge niente. Vieni, Nord. Dondi! Dondi, vieni! Bravo! Bravo! Ma l'hai inventata questa qui! Ma l'hai inventata! Ma l'hai inventata! Oh, porca miseria! Ma renditi conto! 2 gennaio! Alle 10
e 13 minuti. Che lavoro, che lavoro. E gli ho anche dato una bella botta, ma robe da matti. Bull, Eni, bravo che l'hai trovata. Era difficile da trovare, ma l'ho vista che era andata giù sulla prima botta. Bravo. Nod, qui, dai. Adesso andiamo su, perché qui è troppo sporco. Nod. Adesso andiamo su, Nod. Questi sono tutti i regali in più. Qui la beccaccia, se il terreno non è coperto di neve, rimane cacciabile fino al 19 di gennaio. Ma personalmente, se fossi io, la chiuderei alla fine di dicembre. Perché questi sono tutti potenziali riproduttori che possono essere utili alla riproduzione. Però quando sei lì con il cane fermo che te l'è andata a inventare a 80-100 metri, la voglia di fargliela abboccare per premiare il lavoro del cane per tutto quello che ha fatto è incontenibile. Quando poi gli dai la botta e la prendi in mano, ti viene da dire: ma porca miseria, se ti lasciavo andare magari, non è detto, perché poi magari la prende qualcun altro. Però adesso solo più i tenaci vengono a cercare la regina, solo i tenaci e solo chi, per carità, ha dei cani che gliele possono trovare. Comunque io confermo sempre quello che dico, che la sportività della caccia alla regina è nel saperla cacciare con dei cani validi e da solo, al massimo due persone, tre fucili sono esagerati. E poi, per carità, capita anche quella volta che gli spari che si invola così da sola, ma il gioco non è giusto. Il gioco giusto è quello che il cane te la trova e tu te la giochi, tu e lei. Poi, per carità, ognuno se lo interpreta alla sua maniera, ma non è tanto per avere la beccaccia nel carniere, è per quanto l'hai presa, per come l'hai presa, è lì che te la ricordi. Comunque, adesso siamo ritornati sul sentiero. Al momento, ringraziando il cielo, facendo i dovuti scongiuri, i piedi non mi fanno male al momento. Quel buona caccia di questa mattina è servito veramente, quel buona caccia. Comunque, a dopo ragazzi. Buongiorno a tutti. Sono sulla via del ritorno e non immaginavo mai più, comunque ne ho trovate due, una padellata e una presa. Grandissimo lavoro dei miei compari qua, che li amo alla follia. E anche i piedi, dopo un periodo di riposo e delle infiltrazioni,
sembrano vadano decisamente meglio. Speriamo. Comunque, è stata come sempre una mattinata non lunga, due o tre orette, perché non voglio esagerare per dar modo ai tendini di guarire bene, ma è stata immensamente piena di emozioni che mi fanno sempre provare questi due compari qua dietro, veramente grandi. Norm me l'ha trovate due, Bulpo ha trovato quella che avevo vista, che l'avevo presa ed era andata giù, però era talmente nel fitto che i cani non l'avevano trovata. Comunque, bene, oggi 2 gennaio, ho fatto la prima uscita della stagione ed è andata come avete visto. Auguro ancora a voi tutti un buon anno pieno di salute e di serenità e alle prossime avventure, che spero non vi farò mancare sul canale. Un caro abbraccio a tutti e sempre buona vita.